Buonasera a tutti e bentrovati. Questo è il terzo appuntamento dell'Italia dei servizi pubblici e locali, un progetto di comunicazione realizzato dallo studio Tecla in collaborazione con la provincia di Torino e con Atoer. Come tutte le settimane noi vogliamo parlarvi del Sistema Torino, che è il sistema progettato e sviluppato dalla provincia e da Atoer per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. E per farlo abbiamo qui con noi questa sera in studio alcuni ospiti che andiamo subito a presentarvi. Abbiamo il piacere di ospitare di nuovo con noi in questo studio questa sera l'assessore all'ambiente della provincia di Torino, Roberto Ronco. Buonasera. Il direttore di Atoer, Riccardo Civera, buonasera. Grazie di essere con noi. Il presidente del consorzio Chierese per i servizi, Ilario Marchisio, buonasera. E il direttore per lo stesso consorzio, Davide Pavan. Buonasera. Buonasera, grazie. Quindi, come dicevamo, il tema su cui focalizziamo la nostra attenzione è il modello di gestione dei rifiuti torinese, che ha permesso nel giro di pochi anni di raggiungere dei livelli di raccolta differenziata molto alti, in alcuni comuni vicini addirittura a una soglia dell'80%. Il nostro compito è quello un po' di raccontarvi il processo organizzativo che sta dietro a questi successi, nonché i lavori in corso di questo sistema che è in continua evoluzione. La settimana scorsa abbiamo parlato del consorzio Covar 14, che è il consorzio che gestisce i comuni della fascia sud di Torino. Questa settimana invece il nostro protagonista è il consorzio Chierese per i servizi, appunto. Ma prima di andare a analizzare meglio l'attività del consorzio grazie ai nostri ospiti, andiamo a conoscere qualche informazione in più grazie al nostro servizio. Vediamo. Il Consorzio Chierese dei Servizi è un ente pubblico che assicura nel proprio bacino la gestione delle discariche di Riva di Chieri e di Cambiano, i servizi di igiene ambientale come l'organizzazione dei servizi di spazzamento, la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento, la gestione degli appalti e la bollettazione dei rifiuti, ma si occupa anche di educazione ambientale, attraverso la collaborazione con le scuole del territorio, e grazie ad iniziative di formazione e in ultimo anche della gestione del territorio. È inoltre l'unico consorzio in Piemonte ad aver attivato un metodo tariffario diverso, la TIA puntuale, tariffa di igiene ambientale puntuale per i comuni che vi hanno aderito. La tariffa di igiene ambientale, che ha sostituito la precedente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, TARSU, è deliberata dai comuni e riscossa dal consorzio. Il consorzio Chierese per i servizi la applica in 7 comuni su 19. Il consorzio Chierese per i servizi ha assunto funzioni di governo e di coordinamento su tutto ciò che riguarda l'igiene urbana di 19 comuni consorziati sud-est della provincia di Torino. E nello spirito delle nuove leggi in materia ambientale e forte dell'esperienza positiva attuata in altre zone d'Italia ed Europa, promuove il sistema di gestione integrata dei rifiuti sul territorio, attraverso la raccolta differenziata porta a porta. I comuni che costituiscono il Consorzio Chierese per i servizi sono Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carmagnola, Chieri, Isola Bella, Marentino, Monbello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva di Chieri e Santena. Il consorzio appalta i servizi relativi all'igiene urbana, esercita i poteri di vigilanza, progetta, realizza e gestisce i centri di raccolta che sul territorio sono 8: Cambiano, Carmagnola, Chieri, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Poirino e Riva di Chieri. Predispone i piani finanziari, applica e riscuote la tariffa dei rifiuti per conto dei comuni aderenti. Cura l'informazione, i rapporti con le associazioni e la partecipazione dei cittadini. Realizza per conto degli associati interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti. Infine, attraverso un'apposita convenzione, il Consorzio Chierese per i Servizi partecipa al governo dell'associazione di Atoer, l'organismo cui compete la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento rifiuti. Rieccoci in studio, allora poniamo la prima domanda al presidente Marchisio. Abbiamo visto nel servizio le caratteristiche generali, organizzative e territoriali del consorzio. Ci vuole parlare di come state procedendo con i lavori?
Ma innanzitutto buonasera a tutti gli spettatori. Allora, noi abbiamo, il nostro consorzio l'avete visto, sono 19 comuni, abbiamo una difformità di territorio abbastanza così elevata, quindi dalla pianura alla collina, con necessità di servizi diversi. All'interno di alcune comuni, andando da Chieri a Carmagnola ai comuni più piccoli, abbiamo anche comuni con realizzazioni di diffusione urbana legati a case monofamiliari o bifamiliari fino ai palazzi. Quindi il nostro compito è quello di riuscire a fare una taratura complessiva su quello che è il servizio. Il nostro territorio è abbastanza ampio, sono più di 400 km quadrati di territorio, abbiamo 127.000 abitanti, quindi un 55.000 famiglie servite. Noi abbiamo impostato i servizi, io ho ereditato la gestione del consorzio da un anno e qui ho il piacere di rivedere i precedenti presidenti, anche se ho reinvesti diversi, ma comunque cari amici. E quindi noi stiamo continuando ad utilizzare un tipo di servizio che è il risultato vincente, soprattutto nei risultati che stiamo ottenendo, sia per quanto riguarda la differenziazione del prodotto, del rifiuto, quindi creando materie prime e seconde in quantità notevole, la media consortile è sui 65%, e poi anche dal punto di vista dei costi, perché noi per 3 anni abbiamo ottenuto il migliore indice di gestione, quindi il rapporto fra servizi e costi, e ci colloca ad essere il consorzio in Piemonte meno oneroso e ci colloca anche a livello italiano ai primi posti. Quindi sono assolutamente soddisfatto di aver avuto l'opportunità di guidare assieme al mio CDA questa squadra che è composta da 127.000 abitanti circa, 19 amministrazioni comunali, i nostri funzionari e il mio consiglio di amministrazione. Grazie. Direttore Pavana, a proposito di tariffazione, sappiamo che all'interno del consorzio c'è una particolarità, la cosiddetta tariffa di igiene ambientale puntuale. Che cos'è? Sì, allora, la tariffa puntuale si caratterizza, si contraddistingue per il fatto che è una tariffa in cui ogni famiglia riesce a incidere sulla propria bolletta. Immaginiamo che noi nel nostro progetto abbiamo cercato di imitare un po' quello che succede nelle altre tariffe. Non sarebbe pensabile una tariffa dell'acqua in cui una famiglia paga indipendentemente da quanta acqua consuma, o una tariffa della luce in cui uno paga indipendentemente da quanta energia elettrica consuma. Allora, come si può misurare il consumo dei rifiuti? Noi abbiamo pensato che per misurare il consumo dei rifiuti si poteva ricorrere a un sistema di misurazione diciamo indiretto, nel senso che si potevano conteggiare il numero di svuotamenti che venivano fatti dai contenitori durante i giri di raccolta. Quali contenitori andiamo a misurare? Andiamo a misurare gli svuotamenti dei contenitori del rifiuto non recuperabile, perché il rifiuto che dà più problemi è quello che necessita di essere smaltito in discarica e che non ha praticamente alcun valore, mentre altri rifiuti, tipo i materiali recuperabili, tipo la carta, il vetro, la plastica, si possono vendere. Quindi è importante fare meno non recuperabile possibile per contenere i costi. Come funziona la misurazione? Praticamente nel nostro sistema porta a porta noi abbiamo distribuito una serie di cassonetti a ogni singola utenza e tra questi cassonetti c'è il contenitore nero del rifiuto non recuperabile. La tariffa funziona in questo modo: meno volte il contenitore nero viene esposto su strada per essere prelevato e più la tariffa è bassa, quindi meno si paga. Quindi è incentivante per l'utenza cercare di esporre meno il contenitore nero. Come si fa a fare ciò? Praticamente una famiglia deve correttamente fare una raccolta differenziata spinta al massimo, perché così in questo modo riempie di più gli altri contenitori della raccolta differenziata.